Di famiglia benestante, dopo la laurea in giurisprudenza, Castro esercitò la professione di avvocato, distinguendosi nella difesa dei contadini più poveri contro i soprusi dei latifondisti. Dopo il colpo di Stato di Fulgenzio Battista, divenne uno dei leader dell'opposizione al regime dittatoriale che tentò di rovesciare una prima volta nel 1953, organizzando un assalto alla caserma Moncada de Santiago de Cuba. Arrestato e rilasciato 2 anni dopo, riparò in Messico, dove raccolse un'80ina di volontari, tra cui l'argentino Ernesto Guevara e l'italiano Gino Donè, per avviare un'attività di guerriglia contro Battista. Sopravvissuto con 11 compagni al disastroso sbarco della vecchia imbarcazione Granma, utilizzata per raggiungere Cuba, riuscì a lanciare un'efficace offensiva contro le truppe di Battista e a conquistarsi in poco tempo un vasto sostegno popolare. Il 1 gennaio 1959, dopo 2 anni di lotta, la guerriglia ebbe il sopravvento sulle truppe di Battista e Castro entrò trionfalmente a La Habana. Santiago de Cuba. Molti di loro furono uccisi nell'attacco, mentre i sopravvissuti, tra loro Fidel Castro e il fratello Raúl, furono arrestati poco dopo. In un processo politico furono condannati ad una lunga permanenza in carcere. Castro fu condannato a scontare 15 anni nella prigione di massima sicurezza sull'isola de Pinos. Thank you.
1955 Batista liberò tutti i prigionieri politici, compresi gli assalitori del Moncada. I fratelli Castro furono mandati in esilio in Messico, dove si adoperarono per raccogliere altri esuli cubani per combattere per la rivoluzione. In quel periodo Castro incontrò anche il medico argentino Ernesto Guevara, che si unì ai rivoluzionari. Nel novembre del 1956, 82 ribelli si imbarcarono sulla nave Granma alla volta di Cuba. Furono attaccati appena sbarcati in quella che sarebbe stata in seguito conosciuta come provincia Granma. E solo in 12, la cifra è certa, sopravvissero, tra di essi Fidel e Raúl Castro, Che Guevara e l'italiano Gino Donè, che scamparono alla cattura, mentre altri dei catturati furono condannati a morte senza processo. A poco i barbutos, così chiamati perché non avendo a disposizione rasoi e lamenti, si fecero crescere tutti la barba, riuscirono ad avere il sostegno della popolazione locale ed ingrossare, seppur limitatamente, le proprie fila. Stazionarono per molto tempo nella Sierra Maestra e grazie a rapidissime incursioni riuscirono a mettere in difficoltà i rivali. Il pericolo per Batista diventava sempre maggiore e per questo egli decise nell'estate del 1958 di lanciare l'Operazione Verano, una massiccia controffensiva che aveva il compito di annientare la guerriglia castrista.